Dopo una pausa, Belén Rodríguez torna in televisione più forte e consapevole che mai. La showgirl argentina sarà la protagonista di Amore alla prova, la crisi del settimo anno, in onda su Real Time a partire dal 20 novembre. Oltre a rimettersi in gioco sul fronte professionale, Belén ha recentemente parlato della sua vita sentimentale, condividendo aneddoti curiosi sui suoi ex amori per promuovere il nuovo show che la vedrà al timone. Le sue parole hanno suscitato molto interesse, specialmente perché rivelano un lato inedito dei suoi ex compagni. Nel promo di Amore alla prova, Belén si lascia andare a riflessioni personali che rivelano aspetti sorprendenti dei suoi ex fidanzati. Mi hanno scritto poesie e cantato serenate, racconta la showgirl, evidenziando come ognuno dei suoi compagni abbia cercato di dimostrare l'affetto in modi diversi. Una frase che ha catturato l'attenzione dei fan è quella in cui Belén rivela che uno dei suoi ex ha addirittura dormito fuori dalla porta, sul tappetino, per una notte intera. Questo dettaglio ha subito fatto scattare la curiosità. Chi sarà stato così audace da compiere un gesto del genere? Tra i nomi che circolano ci sono Andrea Iannone, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Belén ha anche rivelato che uno dei suoi ex le aveva giurato amore eterno, scatenando il dibattito tra i fan. Si tratta di una promessa romantica che lascia immaginare un legame profondo e passionale. La risposta resta avvolta nel mistero, ma le parole di Belén lasciano intravedere un passato sentimentale intenso, fatto di amori indimenticabili e sofferti. Nonostante momenti difficili, Belén è riuscita a rialzarsi e a trovare la forza di voltare pagina. Oggi appare rinnovata e pronta a concentrarsi sulla sua carriera e sul suo benessere personale. Amore alla prova, la crisi del settimo anno, rappresenta un'occasione di rinascita per lei. Un modo per affrontare le sfide della vita con uno spirito nuovo